Imperio Carcione è un nuovo giocatore del Perugia. Intanto grazie per essere intervenuto, Imperio. La prima considerazione d'obbligo, il tuo messaggio alla tifoseria aquilana. Grazie a te, Dico. Niente, io ringrazio tutte quelle persone che mi hanno voluto bene e credo che ne sono tante all'Aquila. E anche se quando diciamo vivi la città sempre tutti i giorni non ti rendi conto, ma adesso che diciamo sto andando via ti rendi realmente conto quando le persone sono affezionate e ho ricevuto tantissime chiamate da tifosi, da persone che stanno lì all'Aquila, ho sentito tantissimo affetto e questo mi ha fatto enormemente piacere. Noi stiamo vedendo, Imperio, le immagini relative ai play-off dello scorso campionato, il tuo lancio per il primo gol di Umberto Improta contro il Chieti, il calcio d'angolo tuo per il colpo di testa di Infantino a Teramo e lo splendido gol dell'1-0 in casa e l'assist tuo per il 2-0 di Iannini. Sei stato protagonista di quella serie, protagonista indiscusso, possiamo dire che è il ricordo più bello della tua permanenza all'Aquila? Sì, ma dei ricordi belli ce ne sono, questi sicuramente sono i più recenti e che porterò sempre dietro con me perché sono stati momenti indimenticabili. Abbiamo vinto un grande campionato l'anno scorso, quindi questo diciamo che è uno dei momenti più belli da ricordare. Di sicuro, Imperio, quando arriva la chiamata del Perugia, una delle società più importanti della storia calcistica italiana, dire di no non è facile. Tu cosa hai pensato al momento che ti è arrivata la chiamata e quando hai deciso di andare in terra umbra? No, innanzitutto sono stato orgoglioso perché a 32 anni ricevere una chiamata così importante non è da tutti i giorni, insomma. E come dicevi tu, Perugia ha una storia importante, una piazza di blasone, quindi è una di quelle classiche chiamate che non si possono rifiutare, quindi la scelta non è stata difficilissima, insomma. Le ultime due, Imperio, domenica sarai al Fattori e addirittura si dice sarai in curva a tifare l'Aquila, è vero? Sì, io mi sono sentito con i tifosi, mi hanno chiamato per quando hanno saputo di questa cosa e a loro fa piacere se mi vedo la partita in curva con loro e a me affrettando, quindi domenica sarò in curva. L'ultimissima, non manca tantissimo all'Aquila Perugia, Stadio Fattori, immaginati di essere alla vigilia di quella partita, cosa proverai? Ma no, adesso non voglio immaginarlo perché non sarà una partita normale per me, ti ripeto, ho vissuto dei momenti fantastici qui all'Aquila e quindi aspetteremo quando arriverà quel giorno, insomma. Io, Imperio, ti ringrazio, ti faccio un sincero in bocca al lupo per il proseguo della tua carriera e chissà, magari un arrivederci in terra abruzzese. Grazie a te, Enrico, mai dire mai.